Buongiorno tartarughine, come vedete lei è lupa ma non è presa dalla furia, invece lei sì, lei perché sta crescendo, poi qui non ha amici, sì c'ha il suo gruppo ma nel suo gruppo di amico qui che abita qui a Moonwood Mill c'è solo Edoardo e c'è Kai. Kai voi non l'avete conosciuto, è un vicino di casa. Tu fai una bella grigliata intanto che avete fame tutte e due. Griglia bisciglli delle tre sorelle. E, lei si è rimessa serena, aspetta a mangiare tesoro. No, 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 non mangi, ripulisci. No, 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 ripulisci e la mamma fa il chili. Lo rimettiamo in frigo questo. Perché dov'è il tuo gattino? Il tuo sandwich, ripulisci, brava, e poi gioca un po' con sandwich, gioca con la bacchetta felina. Oh bellino, lui sta sempre vicino al fuoco, sandwich è felice di aver trovato una casa che lo abbia accolto. Lui stava sempre fuori al freddo, al gelo. Tu non hai, ah sì, oh brava, porta qua. Adesso lei gioca un pochino con il tocca un piatto con la zampa. Che ore sono? L'8:24 di mattina, è prestissimo, è un lunedì, quindi lei è andata a scuola con la fame, pazienza. Allora, o spegni il grammofono, la TV è spenta, bene. E niente, volevo farvi conoscere questa famiglia com'è. Eccellente, brava Tala, che brava, lo vedete come riesce a stare calma? Così adesso la facciamo crescere un po' di abilità per vedere se mi riesce ad arrivare. Certo il percorso è lungo, però proviamoci. Viaggia intanto che tua figlia è a scuola. Viaggia con ovviamente Cheyenne, vai a cavallo e vai a farti un po' di ossa con i tuoi amici della questi qui, gli amici, i genitori adottivi e tutti gli altri componenti della cooperativa lì, non so come si chiama. Eccoci qua, allora bussa alla porta oppure vai a fare una donazione al campo lì, ecco vedi il nostro Wolfgang, dov'è il campo? Eccolo qua, allora, però vediamo un po' se puoi fare, parla di cucina con la nonna, adottiva ovviamente, e poi Lupa Mannara sfida al tiro alla fune con la nonna, lei non fa il combattimento, però comunque allora contribuisce alle risorse del branco, dai una mela e sfidala che così sali di abilità, sfidala al tiro con la fune, non certo alla lotta, perché lei non si mette a lottare contro una vecchietta. Ragazzi, lei è Tala, eh? È sempre lupa ormai, raramente ridiventa umana, lo ridiventerà. Ha vinto la nonnetta! Ha vinto la nonnetta, comunque la furia sta salendo ragazzi, eh? Wolfgang, cosa c'è? Ehi Tala, trovo che Lorenzo Sanna sia... sì, certo.
Provaci con Lorenzo Sanna. Abbiamo scoperto che il lupo orso bruno dei Sims Pool e il nostro lupo mannaro cicciottone è gay. Bene, questo farà molto piacere a The Sims Pool perché così magari è più tenero e più dolce e non li fa dannare per farsi ammazzare, perché sapete che lui è il prossimo sposo della challenge, la vedova nera dei Sims Pool. Questo che roba è? Perché? Cosa ci fa questo qui? Boh, è anche arrabbiato, lasciamolo perdere. Quindi, no, 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 devi fare ancora una lotta, perché ho bisogno che tu faccia una lotta per crescere ancora. Ecco, falla con... vediamo qual è Lorenzo Sanna, vediamo se poi ha accettato. Questo è Jacob. Ah, questo è il fratello. Chi è che suona sto clacson fuori? Allora, altre scelte. Lupa Mannara, allenati a combattere come lupo mannaro ai campi di battaglia. Vai, vediamo quanto sale. Io ho bisogno che lei diventi apicale. Così compriamo anche. Cerca di calmarti però. Adesso vanno a combattere. Ci vai a combattere. Smetti di. Allora, branco di lupi mannari. Lupa Mannara. Torna alla normalità. No, prima si farà il combattimento. Vediamo dov'è questo campo di battaglia e vediamo se riesce a vincerne almeno una. Per ora non ne ha vinta nessuna, di competizione, né con la corda lì, né con le lotte. Sono tutti più bravi di lei. Ovviamente lei non si è assolutamente esercitata nella lotta. Adesso vediamo come va con questo, credo che sia il fratello adottivo, quindi vediamo come va. Tanto è amichevole. Ammazza com'è lontano il campo di battaglia. Potevamo farla lì dove eravamo. E là là! Dai, dov'è sto campo di battaglia? Su! Forza, non pensavo fosse così lontano. Qui c'è qualcuno che continua a suonare il clacson fuori come un pazzo. Quell'altro c'ha la furia, no? Non va bene però. Non è equa la cosa. È ovvio che lei perde se tu diventi rosso e lei no. Comunque, vediamo, bom bom bom, magari vince, magari vince. No, lui si è ritrasformato. Oh, no, non vince lei, poverina. Ma non va nemmeno tanto avanti, devo dire. Ale, amico mio, abbiamo combattuto lealmente. Vediamo di. No, potenzia l'olfatto e ulula. Vai a fare una corsa ferina, dai, così ti sfoghi dai bollenti spiriti. Dopodiché la bimba studia sodo, per favore, grazie. E tu corri, corri, brava Tala, e poi riprendi il tuo aspetto normale. Lupa Mannara torna alla normalità. Beh, vedete che lottando, facendo sport, facendo le corse, la furia le cala, quindi lei ormai è in grado di ritornare, da suo marito se ne ha voglia. Però lei vuole aspettare che, Nuna sia almeno adolescente perché ha capito che Nuna, questa che corre nuda, ne vogliamo parlare? Almeno Nuna, qui si trova bene, si trova fra i suoi simili e Nuna qui vuole restare.
quando diventerà più grande, vuole rimanere qui, sposare uno di qui, un lupo. Quindi i possibili candidati per Nuna sono, mamma mia com'è messa male, sono o Edoardo che è lo zio adottivo oppure Kai, perché di lupi mannari qui non ce ne sono altri nel suo club, insomma. Allora, dove stai andando? Vai a casa a pulirti, vai. E noi aspettiamo che Nuna torni da scuola, disperata perché vescica, fame e igiene. Oh, ma sono tutti nudi oggi, eh? Guarda lì, anche questo corre nudo. Cioè, ci deve essere il piano d'azione della nudità. Questo no, lui no, ma ne abbiamo già incontrata un'altra. Chiama da te il tuo cavallo, va bene, noi dobbiamo solo aspettare che fra mezz'oretta, dai, vai a casa a lavarti. Hai freddo, una lupa mannara che ha freddo, questa poi la dovevo ancora sentire. Vai a casa, fatti una bella doccia, così quando arriva tua figlia sei bella, pulita e le prepari una bella merendina. Qui gli spazi sono giganteschi, ragazzi. Oh, mannaggia, è lunga arrivare fino a casa. Ok, allora pulisci gli zoccoli che saranno pieni di neve e gratta il collo. Dopodiché vai a farti una gran bella doccia, anzi, ti fai quasi un bagno, vediamo. Fai una doccia selvaggia stavolta e lei è arrivata da scuola, piccolina. Ma come hai fame? Non ti hanno fatto mangiare a scuola, poverina. Dai, allora, fai un pasto veloce e altre scelte. Fai un mix di popcorn dell'avamposto. E beviti una bevanda. Bevi una bevanda. Facciamo piselli, latte, latte blu. Abbiamo il latte blu. O il latte verde. Facciamo il latte blu. Vediamo che effetti ti fa. Oh, tu, gioia mia, stai facendo la doccia. Dopo riprendi il tuo aspetto umano, spero. Perché torna alla normalità, dovrebbe essere l'aspetto umano. Nuna è tornata con un progetto scolastico. Benissimo. Allora, adesso ci schiocchiamo. Cosa fai? Perché ti metti la giacca a vento? Dove vai? A mangiare fuori. Mi sembra la cosa più giusta da fare. Facciamo questo progetto scolastico con la mamma, se sappiamo dove metterlo, e lo facciamo qua fuori. Per forza, si vestiranno calde. Adesso c'è lei in mezzo, non so dove metterglielo. Ok, adesso ti sei tolta di mezzo, vediamo. No, qua non si può. Qua. Ok, in mezzo alla neve cosa dobbiamo fare? Inizia a lavorare attentamente. Tu ti sei lavata? Sì, bravissima, sei calma, calmissima. A lei mancano 3 giorni per diventare adulta, ragazzi, e tu aiuta nel progetto. Ragazzi, avete questo lo mettiamo a Nuna. E adesso si fanno l'etame di cavallo di qualità normale, diorama di castello medievale. Mi piacerebbe che facessero altri progetti scolastici, perché sono sempre quelli: il castello medievale, il sistema solare e il vulcano. Sarebbe bello perché è carina come cosa. Guardate com'è tranquilla ormai Tala, ragazzi. La figlia ha fatto il miracolo. Tala riesce a dominare i suoi istinti. Poi
Poi andiamo a che ore sono? 17:02. No, il Kai, questo bambino qui, Kai, che è bellissimo, che è un lupo mannaro, ottima compatibilità, sono già amici, vi porterò prossimo episodio a conoscerlo. Mentre loro fanno, vediamo se ci sono le bollette da pagare. No, vediamo mostra informazioni. 1700, dai, ce la facciamo la prossima volta che arrivano. E, dai tesoro, non far fare tutto alla mamma. E faccio una fotina così ho una bella copertina. La volevo fare mentre faceva la lotta, però. Ok, così può andare. Calma serafica. Eccoci qua. Ho anche la foto per la miniatura. Vi saluto. Spero che vi interessi sempre sapere i destini di Tala, Nuna, Anon e Kele con il suo fidanzato Vren. Magari la prossima volta andremo da loro insieme a lei che ha un pochino di ripensamenti e vorrebbe vivere. Vediamo se riesco a farti ritrasformare in Tala. Ormai lei vuole essere sempre. Dov'è Lupa Mannara? Aspetta. No, Lupa Mannara torna alla normalità. Vediamo se torna a essere Tala. Guardate che meraviglia, ragazzi, questo paesaggio. Dov'è la luna? Vediamo la luna. Mi sa che stasera la luna non ci sta. Beh, ancora il tramonto, non è ancora salita all'orizzonte. Poi la neve, sembrano stelle, meraviglioso. Io ho rivalutato questo pack con lei perché non mi interessava avere la famiglia di lupi. Con lei è stato un po' un pretesto per venire qui, rivalutare il pack e far sì che Nuna poi possa fare la sua vita da Lupa Mannara in mezzo al branco, perché i lupi mannari, si sa, amano il branco. Per lei il suo branco è a Chestnut, perché adesso ha proprio voglia di tornare, ma la bambina non vuole tornare a Chestnut. Eccola che è ritornata. Tala è ritornata, ragazzi, vi saluto. Ciao a tutti. Ciao ciao.